e benvenuti o bentornati sul canale di Birra Mia. Quest'oggi siamo di nuovo in compagnia con Michele In Mentini, compagnia di cui avrete visto il simpaticissimo video che è uscito la settimana scorsa. Oggi però siamo qui per fargli delle domande un pochino più personali, perché quello che ci interessa a noi Sono gay. sostanzialmente non questo, ma il tuo percorso da home brewers a master birraio, che fondamentalmente credo che sia quello che mi interessa di più a chi ci sta guardando dall'altra parte dello schermo. Okay. Quindi io mi sono preparata una serie di domande. Perfetto, vai. E io rispondo velocissimo. Sì, perché devo tornare da mia figlia. Esattamente. Vai. Allora, so che parti come home brewers e soprattutto che hai iniziato... Che l'essi finale? Non hai ragione. Perché era tanti home brewers, tutti insieme. Scusa Silvia, prego. Ecco perché. Innanzitutto siamo qui con una birra, dato che quelle dello scorso video non ci sono bastate. Siamo ancora con una birra, una scura, quella dell'altro video che ancora non abbiamo finito perché questa era una bottiglia da quanto era questa bottiglia? 75. Da 75, quindi ci vuole un pochino per berla. E ci guarderete di nuovo bere questa birra, esattamente. Come se non fossimo già ubriachi. Certo. 1, 2, 3, sono queste qui dietro, quella che abbiamo bevuto finora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birre. Silvio, vuoi sapere la mia opinione sul tè? Ma non è il caso! Ma non è che sia il caso! Passiamo invece alle domande più personali. Perfetto. Vogliamo mettere a nudo, sì. Insomma. Voglio. So che parti come un brewer e soprattutto che hai iniziato direttamente con la tecnica all grain. Certo. Puoi raccontarci come e perché ti sei messo in questo hobby? Che poi è sfociato per te in un lavoro? Sì, sì. Allora, velocemente, devo essere rapidissimo perché ho poco tempo, quindi parlerò in maniera abbastanza rapida. E forte. Qualche anno fa allora stavo facendo il conservatorio a Lucca e il mio insegnante, Gabriele Daghianti. Ciao Gabriele. Ciao Gabriele, grande. Gran persona. Praticamente mi prese sotto la sua ala, non tanto musicale quanto quella alcolica, e quindi in sostanza mi chiese di aiutarlo a fare la birra. Guardando la mia figura tozza e cicciottella disse: secondo me Michele a te piace la birra. Io dissi: sì, è vero. Ti va di aiutarmi a fare la birra? Sì, mi va. E quindi così ho cominciato. Come prima cosa abbiamo fatto una pils, giustamente parte con la cosa facile. Sì, proprio quella più semplice. Tra l'altro ora che ci penso, sai da chi prendemmo il lievito? No, ho fatto delle foto. Da Mister Birra Mia. Il vostro provider di lievito da lontano 1846. Perché divide un video, si va sempre più indietro con il tempo. Esatto. Andiamo a trovare le radici. Quindi cominciai così, per un discorso musicale e di gran simpatia per il mio maestro, con cui appunto ho cominciato questa cosa stupenda che è il hobby dell'home brewing. E mi ricordo appunto, a parte gli scherzi, la prima volta che abbiamo fatto per me fu magica, cioè mi resi conto che la mia vita stava cambiando e che volevo fare quello. Infatti mi è giunta voce che la tua esperienza da un brewer non si poteva quasi paragonare a quella di un microbirrificio, giusto? Allora, è vero. Diciamo che la mia compagna Irene è un pochino meno, come si può dire, diplomatica, quindi dice che ero semplicemente un maniaco. Quindi non era una passione dell'home brewing, era la mania di fare la birra. Facevo più o meno 700 litri al mese e quei 700 litri andavano tanti qua giù. E poi ovviamente nella buzze dei miei, cioè in casa dei miei parenti, una famiglia enorme, ciò nonostante ovviamente andavano anche a degli amici, e poi questi amici ne avevano così tanto che poi alla fine andava agli amici degli amici. Hai saltato alcune domande e risposto tutte in una, quindi passiamo direttamente alla prossima. Toglimi una curiosità. Te la tolgo. Per produrre così tanti litri di birra, ma quanti fermentatori avevi? Una moltitudine. Allora, la moltitudine dei fermentatori che prendete, io ero ormai abituato a chiamare Fabio di Birra Mia, dicendogli: Fabio, mi servono quattro fermentatori, me li puoi allungare quando torni a casa a Viareggio?
E quindi tipo io sostanzialmente ti ho pagato almeno due mensilità di lavoro. Ecco. Anni fa. E ne avevo una stanza intera, quella che era al tempo la stanza della birra e della musica, e poi ora è la stanza di mia figlia, senza virgolette perché è mia figlia. Quindi, cioè, avevi una casa enorme oppure no? No, infatti diciamo che ho una partner molto molto comprensiva. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto l'impianto storico che abbiamo visto nel video precedente? No, niente. L'espressione dice tutto. Passiamo alla prossima. Infatti il mio bicchiere per magia è ritornato pieno, non si sa come mai. Il mio obiettivo di finirlo entro la fine del video potrebbe non riuscire, esatto, a sfumare. Passiamo alla prossima domanda. So che prima avevi un altro lavoro però. Sì, facevo l'investigatore prima. Alle Hawaii. Tan, 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 tan. No, scherzi a parte, sì. Prima facevo il fattore. No, non è vero. Poi per tanti anni è luchador libre in Messico. Mi chiamavo Capitan Lupo. Però hai detto che hai poco tempo per arrivare. Sì. Ma perché è una domanda del cazzo? Allora, un tempo facevo l'archeologo. L'ho fatto per... Lo feci, stavo per dire, ma è brutto, non si dice feci. L'ho fatto per 12 anni. Com'è stato il passaggio da archeologo a mastro operaio? Più o meno immediato, quasi diciamo consigliato da quella che è la pratica alcolica dell'archeologo. L'archeologo è un beone, il mastro operaio è un beone, sono due cose che si vanno di pari passo. E poi la storia della birra è stupenda, è affascinante, è bellissima. Non mi fare una domanda sulla storia della birra perché non ho tempo, devo tornare da mia figlia. E secondo, se siete dei nerd, andate a comprarvi, cazzo, non lo so. Patrick O'Brien, come cazzo si chiama, non mi ricordo, è un grandissimo scrittore sulla storia della birra, per esempio. Beh, io sicuramente lo leggerò. Allora saltiamo la domanda sulla storia della birra. No, è vero, assolutamente vero, perché sono convinto anch'io. Devo trovare sempre nuovi articoli interessanti per voi, amici homebrewers. Esatto. Allora, tipo le giarrettiere fatte da... Ah, ma articoli nel senso scritti? Articoli del blog. Che cosa avevi capito? Pensavo degli articoli. Quindi non ti posso neanche dire raccontami un aneddoto sulla storia della birra? Me lo puoi chiedere, ma non in questo momento. Allora, nel prossimo video, perché ci sarà un ulteriore video con questo simpaticissimo mastro operaio. Ma cosa stiamo facendo? È vero, c'è un altro in... Venite con me! Venite con noi al birrificio sul mare. Esatto, dove gli chiederemo anche le domande sulla storia della birra. E vedremo la cotta, possibilmente non alle 4 del mattino, sto colpo. Bambini che passano per la strada, bambini, certo. Noi continuiamo a bere la nostra... E la bimba, e la mamma che gli ha detto studiate o finite come quelli laggiù. Ok, quindi ripetiamo, ora lavori in quest'altro birrificio, il birrificio sul mare, esatto. E finalmente avrai... Esatto. Il birrificio sul mare che è più o meno a 10 km dal mare, nella ridente Capezzano. No, in realtà non è Capezzano, è Bocchette. Le Bocchette, che è la zona industriale di Camaiore. Vabbè, che poi alla fine Camaiore è più vicino a Viareggio, quindi vicino al mare, dai, c'è. Sì, anche Camaiore è un po' il vituperio delle umani genti, no? Diciamo. Insomma, la domanda che si pongono tutti dopo aver visto... Sono sposato. No. Il video precedente. E ha una figlia. Ho una figlia. Ti trovi meglio con l'impianto attuale o rimpiangi il tuo impianto, come hai definito, romantico? Guardalo. Sì, perché guardalo. Siamo sempre nella stessa location, quindi è laggiù. Guarda com'è bello. No, non si vive di rimpianti, no, bisogna sempre andare avanti. Ci ho fatto più o meno 300 cotte qua dentro. Nel frattempo ovviamente ne ho fatte tante altre in altre situazioni, in altri impianti, che è una cosa che penso mi abbia dato molto. Nel senso che l'impianto con cui lavoro lì a Birrificio sul Mare con Riccardo
è un impianto molto simile a tanti altri che ho usato in altre situazioni. Allora, un brindisi al vecchio impianto, dai. Sappiamo che ti piace sperimentare. Sì. E solo con l'impianto storico. Ah, sì, scusa. No, pensavo che tu intendessi. E solo con l'impianto storico vanti più di 85 ricette, giusto? Esatto. Ma tra tutte queste, qual è il tuo stile preferito? No, sì, te la faccio questa domanda. La domanda del... La domanda... La risposta è... No, la risposta è che... Ogni figlia è come ogni birra è come una figlia. Ogni figlia è come una birra. Ogni birra è come una figlia. Quindi è difficile dire questa l'amo più di quell'altra. È vero anche che alcune figlie vengono un po' male. E quindi in questo caso ti posso dire che ad esempio la birra a cui sono più legato effettivamente è sicuramente la prima che ho fatto qua dentro, che fu la Matilda. Quella a cui sono più legato da un punto di vista invece diciamo di sensazione, di amicizia nei confronti soprattutto di una persona che è appena entrata, quindi direi di farla partecipare e metterla fuori dalla luce e metterla qui nell'inquadratura è quella che purtroppo oggi non ho trovato pur avendola cercata e ricercata. Perché secondo me c'era lui, ovvero la 1701. Ce l'ho tante la... Però tu dici... Che fu la birra storica degli anni. Quella cartonata lì c'è. E anzi, sicuramente Marco, correggimi se sbaglio, la ricetta più difficile su cui abbiamo lavorato. Più difficile, più laboriosa, più controversa. Più controversa, appunto, ha avuto... Che stile è? Esatto, è quello il discorso. Ha avuto tante di quelle... di quelle incarnazioni prima di arrivare a quella che è stata la quella principale, bello che sia scritta qui, che è quella di Kirsch. Dato che hai fretta ti faccio l'ultima domanda. Sì, no, non sono gay. E se ti dicessi sposami? No, sono fidanzata anche io. E se ti dicessi per te la birra è? Mi hai detto che certe parolacce non si possono usare. No. È tante cose, è un lubrificante sociale, come vedi appunto all'inizio dell'intervista adesso. È qualcosa, sì, è un, principalmente sono d'accordo, è un bellissimo lubrificante sociale, nel senso che ovviamente bevo la birra nella mia intimità da solo, eccetera, eccetera. Ma una birra bevuta in compagnia, è la verità, è tutt'altra cosa. Ora mi sta impazzendo il cellulare, sto probabilmente diventando... Sarà la moglie? Forse è il caso che vi leviate dal cazzo, ragazzi. Grazie per questa intervista. Tornate da birra mia. Ciao, ragazzi. E ricordatevi di mettere un bel mi piace, di condividere il video con tutti, di seguirci su tutti i social. Perciò, amici Homebrewers, per oggi finisce qui e ciao! Che penso mi abbia tirato dai ora via senza rovesciarmela addosso, va bene. Tu sei allergica se non mi sbaglio. Ecco sì. Perché ti sei gonfiando. Ok, hai delle macchie rosse. Ho fatto il porno vivo per tanti anni, poi alla fine passai all'archeologia.